In modo intimo e segreto. Il veggente ungherese di Vubi. La via della conoscenza per taluni individui non è un percorso concettuale, se non nel senso che loro stessi si lasciano affascinare dai concetti e cercano di rifletterci. Ma è soprattutto qualcosa che agisce in modo intimo e segreto e che soggioga, che vi fa stare lì, non sapendo perché, e che pian piano trasforma la vostra esistenza e spesso vi fa arrendere, non attraverso la resa concettuale, ma attraverso piccoli sommovimenti che capitano dentro di voi, che voi stessi non capite bene, che pure di tanto in tanto si esprimono in flash improvvisi che vi fanno dire: ecco, adesso ho capito quello che dicevano. Guarda caso, mi sta capitando. Per poi però perdere dopo poco la connessione con altri concetti che pensavate fossero conseguenti a quelli e magari dopo un certo tempo, ecco che appare un altro flash che vi richiama qualcosa che vi è stato detto e improvvisamente quei concetti balzano di nuovo in voi e voi allora dite: ecco, ho capito. Per un attimo ho capito. E vi sembra di avere agguantato la via della conoscenza, che dopo poco svanisce nuovamente e nel suo svanire vi soggioga, poiché avete capito qualcosa e poiché qualcosa è rimasto di un movimento che però non sapete spiegare. La via della conoscenza non è soltanto l'incanto di chi è abituato a ragionare o a usare i concetti o ad articolarli, ma è l'incanto di chi non sa perché resta lì, non sa perché viene soggiogato, non sa perché si stupisce e non sa alcun perché, neppure quando il perché riguarda proprio il senso dello stare lì. No, non sa neppure spiegarsi questo perché. Continua.